Anche questo 2023 volge al termine. Mancano pochissime ore all'inizio del nuovo anno e con te voglio condividere una carrellata di tutto quello che abbiamo fatto in questi 365 giorni. È stato un anno ricchissimo e mi avete seguito in maniera impeccabile. Grazie alla vostra presenza qui nel canale YouTube, nei webinar e soprattutto nei corsi della scuola. Perché acquistando i corsi non solo vi formate, ma mantenete in vita la nostra attività e ci permettete di portare avanti questo ambizioso progetto, quello di riscrivere la cucina italiana. E non solo, in chiave vegan, ma a livello pro. Anche quest'anno, come negli anni precedenti, ci siamo dedicati a delle preparazioni gastronomiche pazzesche. Vi ho insegnato l'arte della pasta fresca con o senza sostituti delle uova, tra cui ad esempio gli spaghetti alle vongole e altre delizie come la lasagna monumentale, i cannelloni ripieni, i ravioli, gli gnocchi, i courgettes e tanto altro. E qui sul canale YouTube la pasta aglio olio peperoncino 2.0. Abbiamo preparato anche la colomba pasquale edizione 2023, perché tutti i corsi tendo sempre ad aggiornarli in modo che siano sempre sul pezzo con le novità e con le cose che scopro, e così chi è già nei corsi non si annoia mai. E per la Pasquetta avevamo preparato degli spiedoni del gusto mami pazzesco. E poi ditemi, ma quante vegan cream tart avete cucinato per i vostri ospiti? Poi per chi parte da zero ha avuto la possibilità di seguire i mini corsi stagionali o i corsi dedicati ai piatti unici, un corso per ogni stagione che sono le basi per partire a comprendere la cucina vegana. Quando è arrivata l'estate ci siamo dedicati alla pasticceria con delle sfogliatelle super super croccanti. Senti qua. E poi i cookies al doppio cioccolato, i profiterol, la zuppa inglese, mousse semifreddi e gelati e i tanto amati macaron. Ancora abbiamo visto il tiramì oltre, che affonda le sue origini ai tempi del ristorante, ma adesso siamo arrivati alla versione 4.0. Anche di questi, quanti ne avete cucinati? E le pizze, mamma mia le pizze. Pizze col cornicione perfetto, quelle iconiche del corso, ma anche la pizza all'ananas qui sul tubo e la Barbie pizza. Poi non dimentichiamoci dei vegan burger, perché questo è stato il primissimo corso con cui è nata la scuola. Quest'anno ci siamo deliziati col veg chicken burger, fatto senza cereali, patate, farine, amidi, insomma un vero patty proteico. Poi è arrivato l'autunno con i miei amati risotti e abbiamo cucinato il risotto allo zafferano con la salsiccia vegan e la riduzione di vino rosso. E come dimenticare anche il risotto ai tre pomodori? Mamma mia, mi viene fame solo al pensiero. E insieme ai risotti anche il corso sul tartufo con omelette, tagliolini e risotto al tartufo naturalmente. E non è finita, alzi la mano, chiama la panificazione. Poteva mancare qualcosa sulla panificazione. Quest'anno ho osato e vi ho proposto i panini al latte vegan salati, ma abbiamo anche fatto la treccia al burro, pane alle patate, le mafalde, il pane ad alta idratazione. Insomma, i lievitati non sono mancati, anche perché poi abbiamo visto la focaccia genovese e la focaccia nuvola col cipollotto. Che spettacolo! E non dimentichiamoci dei pretzel di Halloween e della buonissima zuppa di cipolla in pagnotta. E poi è arrivato il periodo dell'avvento. Un tripudio gastronomico. Ho visto tantissimi torroni, panettoni e pandori fatti da voi, bravissimi. E ancora, nel calendario dell'avvento abbiamo visto come fare la crema pasticcera, la crema diplomatica, la torta della nonna, la vanatra all'arancia, strudel di verdure ripieno. E poi alla fine sono arrivate anche le crespelle. E qui sul tubo abbiamo visto la no rabbit pie, la linzer torte e i brownie. Insomma, questa è veramente una carrellata lunghissima, perché questo anno è stato veramente veramente ricco e so che avete deliziato in ogni modo possibile i vostri ospiti e mi avete assolutamente reso fiero di quello che avete preparato. Arrivati a questo punto, stappiamoci una bottiglia di spumante, in questo caso analcolico, auguri! E ti lascio in promemoria, anche se faranno delle battute del cazzo sull'essere vegan e ti dicono che mangi solo verdure e che ti mancano le proteine eccetera eccetera eccetera, ricordati sempre che la cucina vegan è in costante crescita e lo possiamo vedere tutti al supermercato. La cucina vegan è ineluttabile perché sempre più persone stanno diventando consapevoli del fatto che gli animali sono individui e proprio come noi umani hanno emozioni come rabbia, paura, felicità, gioia, stupore. Insomma, tutte le emozioni che noi conosciamo. Ormai ci rendiamo conto che sono molto più simili a noi di quanto possiamo immaginarci e di quanto avevamo immaginato in passato. Se perdi la fiducia, ricordati che il cambiamento richiede tempo e che ogni piccolo passo conta, soprattutto se non siamo più soli a fare questi passi. Ti aspetto ai fornelli con tante avventure gastronomiche per il 2024 e ti auguro un buon anno. Ciao!